perché noi abbiamo un'organizzazione capillare nell'ambito della pubblica amministrazione che non ha uguali nel mondo. Saremmo perfetti, solo che ognuno va per conto proprio, nel senso che lo Stato è lo Stato, le regioni sono le regioni, i comuni sono i comuni, ripeto, fino alla noia, la sicurezza e l'ordine pubblico spettano allo Stato, ma tutti coloro che fanno parte degli enti devono lavorare in funzione di quello che è la responsabilità, nel caso specifico, del prefetto. Ma se il prefetto va per conto proprio perché tanto al sindaco non gli interessa, oppure le norme regionali vanno per conto proprio, è evidente che poi alla fine il risultato è quello che è sotto gli occhi di tutti. Il sindaco, nell'ambito di questo tipo di attività, si è parlato di spaccio, di quant'altro, essendo il massimo responsabile della sanità sul territorio, il rapporto, parlo con un tecnico della sanità, il rapporto con il CERT, il rapporto con le ASL è fondamentale, ma quanto c'è di attività proprio di collaborazione in questo senso? Per cui anche lì noi rimaniamo come cittadini di fronte alla realtà dove zone dove c'è lo spaccio, si interviene a macchia di leopardo, tanto i problemi sono questi e non si risolvono, non è così. Nessuno ha la bacchetta magica per dire abbiamo risolto tutto, scordiamoci. Però dobbiamo attenuare quelle che sono le condizioni in cui oggi l'Italia si trova a qualsiasi livello, perché Sarzana avrà un problema, ma Montecatini sì, ha aumentato all'ennesima potenza, Roma, Milano, Firenze, è così dappertutto. Solo quando vengono fuori determinate situazioni allora veniamo a conoscenza, ma la situazione è generalizzata, vuol dire che qui qualcosa non funziona, ma i cittadini italiani, indipendentemente da qualsiasi idea politica, alle politiche hanno detto beh, proviamo a cambiare, perché poi la situazione è questa, proviamo a cambiare, poi non si sa se avremo un meglio o peggio. Il dire gli immigrati tutti fuori è pura utopia, perché oggi la globalizzazione, e noi siamo uno dei paesi soprattutto dell'Europa più fragili, 8.000 chilometri di coste sono impossibili da poter controllare per evitare. E poi che cosa si evita? Quando la gente è disperata, ha fame, non la ferma nessuno. Allora dobbiamo cercare di gestire. In effetti un rapporto molto stretto fra le istituzioni dello Stato e le comunità locali diventa necessario, doveroso. È doveroso, perché poi in effetti i sindaci qui decidono poco, decide il prefetto. Sindaco, domani si prepari perché ti mando 10 immigrati, questa è la realtà. Per cui bisogna. E se ne dice, oltretutto. Uno deve subire, però si può gestire questo tipo di attività. Con che cosa? Con un'attività di prevenzione, evitando il parcheggiatore abusivo, magari creando quelle condizioni attraverso, che ne so, cooperative, attraverso attività che magari vanno inventate, perché qui bisogna inventare, non è che si può. I venditori abusivi non è possibile, danneggiano coloro che invece pagano le tasse. Ma per esempio, lo sapevate a proposito di pagamento di tasse che la prostituta deve pagare le tasse? No, non lo sapevate. Sentenze, l'ultima della Corte Costituzionale, che la prostituta deve pagare le tasse. Dice, ma la prostituta è un po' meca? No, ci sono poco sentenze, ci sono 5 sentenze, l'ultima è del 2017, dove si dice la prostituta deve pagare le tasse, per cui deve rilasciare una ricevuta. Sembra qualcosa che viene da Marte, ma anche questa è la realtà. Ma quanti cittadini conoscono questa norma? Cioè, non si informa. Ho preso spunto da questo perché il ruolo dell'amministrazione comunale è anche quello di informare i cittadini, perché i cittadini vengono informati soltanto in quei 40 giorni
con tutto il rispetto di voi che fate politica, di campagna elettorale. E poi, in linea generale, mi auguro che non succeda a Sarzana il movimento, scompaiono per 5 anni. Questa è la realtà. Lo sapevate che le armi, anche coloro che le hanno in casa, perché gliel'ha lasciato il nonno, il padre, quelle che normalmente sono fucili da caccia, lo sapete che devono essere di nuovo denunciate con tanto di certificato medico che siamo nella condizione di intendere di volere. Anche questo è un ruolo che l'amministrazione comunale si deve far carico nei confronti dei cittadini, perché lì ci sono sanzioni penali, si va davanti al magistrato. Io vi dico che almeno il 70% dei cittadini non lo sa ancora, e già i termini sono scaduti da 2 anni.